Approfittiamo perché c'è un ritardo tecnico, allora approfittiamo delle domande ora. Scusate, io volevo fare una discussione conclusiva poco prima di pranzo, ma se gentilmente può... Ecco, facciamo dal microfono. Sì, ok. Allora, professor Celani. Però prima quando ha fatto la schermata alle 9. Vabbè, ma questa è più semplice. Allora, la mia domanda purtroppo è cattiva. Posso? Bene? Allora, voi avete dimostrato in maniera insomma, molto, molto elegante che con un trattamento di 200 secondi di mercurio si ha una riduzione del 10% di materiale radioattivo. In qualche modo diventa un'altra cosa. Io che sono cattivo... Domando, se riciclate questo materiale e fate altri 200 secondi, che succede? Sì. Essenzialmente, diciamo che il problema è questo, che noi realizziamo per adesso dal punto di vista tecnologico questa realtà facendo una cavitazione che è facilitata dalla presenza di bolle già costituite all'interno della soluzione che possono essere considerate in qualche modo dei micro reattori che facilitano la reazione quale che essa sia. Questo significa reazione in generale. Questo significa che se a un certo punto dopo quei 200 secondi, quello che sia, con l'energia che è stata fornita, queste bolle precostituite che non sono create direttamente dalla cavitazione, ma sono già ottenute tramite il sistema Millipore dell'acqua distillata, a questo punto potrebbero non esserci più, essere molto di meno, e quindi chiaramente in questo caso non avremo più, diciamo tra virgolette, i reattori necessari per avere la... Certo, potrebbero essere reintegrati, questa prova successiva io non l'ho fatta, non so se Cardone è andato avanti. In questo senso, adesso impegnato, come sai, in altri campi in questo momento, però io personalmente questa esperienza ulteriore non l'ho fatta. Ti posso dire soltanto che se viene esaurito praticamente quel campo, quell'insieme di bollicina, diciamo così, che costituiva praticamente questa sorta di reattore, microreattore, chiaramente la reazione non avviene più proprio perché gli manca il substrato. E quindi si ferma lì in questo senso. Questo è allora, il signor Bussoletti, un'altra domanda? Sì, la stessa domanda. Ha già risposto professore, perché era la stessa domanda, se il tempo di dimezzamento era diventato incomprimibile o se poi ripetendo invece grazie. No, il discorso è questo. Noi abbiamo detto, no, caro Hagestein, non cambia assolutamente la costante di decadimento. La costante di decadimento rimane la stessa. Tant'è vero che nel grafico, quando noi vediamo che partiamo non da 100, diciamo da un punto più basso, eccetera, la curva ha lo stesso identico andamento con la stessa tau. Cioè superato quell'intervento di 200 secondi, tutto torna esattamente come era prima. Solo che invece di avere 100 nuclei di nickel, c'è 90. E quindi chiaramente la legge è la stessa, ma parto da un numero di nuclei minore, quindi secondo la legge classica di decadimento avrò il numero di nuclei moltiplicato per la costante di decadimento e quindi chiaramente avrò un'attività diversa, minore chiaramente. No, quello che lì è, no, se, però non cambia la tau. Ah no, questo non glielo so dire, ho risposto già Celani in quel senso. Ecco la domanda, in questo senso volevo precisare che no, non